Nel 1480 tantissimi albanesi dovettero fuggire dalla loro terra perché stava avvenendo l'invasione degli ottomani e si sparsero sulla costa adriatica, in Calabria e anche in Sicilia. Qui siamo a Piana degli Albanesi, il nome lo dice, ed è bellissimo che dopo tanti secoli si mantengono le tradizioni. I nomi delle strade sono in doppia lingua, la gente parla ancora l'antico albanese, i costumi ricchissimi, voi vedete qui degli esempi, sono quelli di allora e vengono usati specialmente nei riti della Pasqua, dal Giovedì Santo al giorno di Pasqua e anche per le palme. E quello che è bello è che hanno mantenuto anche il tipo di religiosità, per cui le chiese degli albanesi sono officiate da dei preti cattolici di rito greco che si sposano e che fanno funzioni molto molto simili alle funzioni ortodosse. La cosa bellissima che mi è stata raccontata dal parroco di qui è che questi riti greco-ortodossi vengono officiati anche a Palermo, nella bellissima chiesa della Martorana. A Palermo c'è una colonia di ben 15.000 antichi albanesi. Chiaramente sono generazioni e generazioni, però loro continuano, almeno in casa, a parlare la loro lingua. La tappa arriva a Santa Cristina Gela o a Piana degli Albanesi. Questo è il luogo dove arrivano persino da Palermo apposta per i cannoli. Sono considerati i migliori e quando fanno manifestazioni culinarie e vengono da tutta la Sicilia con i loro prodotti, spesso e volentieri Santa Cristina vince come il miglior luogo per i cannoli siciliani. E allora la vostra salute me lo mangio.